Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video su NBA 2K22. Video che non era per niente in programma, lo sto caricando solo perché ho incontrato Fedez in una partita online. In realtà non lo faccio tanto per farlo spopolare, perché tanto i video che faccio su NBA non so perché ma non emergono, nonostante comunque li faccio con una certa qualità. Lo faccio soprattutto per me, per ricordarmi questo momento, perché comunque è stato abbastanza forte trovare Fedez online. Quindi più che altro lo faccio per un ricordo mio personale. Poi se il video farà delle views, ben venga. Comunque sia, sarà un video diverso, perché appunto non l'ho registrato sul momento, ma l'ho estratto dalla PlayStation, perché praticamente possiamo registrare tramite PlayStation tutto quello che giochiamo. È per questo che infatti, per allungarlo, ho estratto anche una partita di Limited che avevo giocato poco prima, che mi aveva anche portato all'anello. E niente, quindi adesso intanto mando avanti il video, intanto che vi parlo appunto di questa fortuna di aver trovato Fedez online. Intanto qua sto preparando la squadra appunto per il Limited, che chiedeva tutti rubini oppure tutti zaffiri, mi sembra. Sì, dovrebbe essere così. Io ho messo 3 zaffiri e panchina rubini e titolare rubini. Una squadretta un po' così, comunque, tanto questa Limited, questo era. Non è che non mi sono andato nemmeno a sforzare tanto a comprare giocatori sul mercato, perché più o meno ce li avevo. Ho visto che forse Smart, quello dei Celtics, era una carta ottima per questa Limited, però fortunatamente non ne ho avuto bisogno, perché avevo Derrick Rose e Russell Westbrook, che comunque hanno fatto il loro. Quindi intanto ci vediamo gli highlights, quindi, di questa partita di Limited, e poi a seguire ci sarà il match contro il buon Fedez, che spero non mi odierà per quello che sto facendo, ovvero di mettere il video online. Intanto vi parlo anche un po' mentre gira il video di Fedez, diciamo, dal mio punto di vista. Io praticamente Fedez lo conosco da quando ancora non era famoso, l'ho conosciuto 10 anni fa ormai, forse anche di più, cioè conosciuto non di persona, conosciuto nel senso strettamente musicale, addirittura da quando stava con la Blocco Records. Mi ricordo che avevo scaricato il mixtape, e poi vabbè, dopodiché aveva spopolato ai tempi con il CD scaricabile gratis che aveva fatto in autonomia, Penisola che non c'è, che magari lo conoscete tutti, penso. Se non lo conoscete, andatevelo a sentire, perché comunque è uno dei lavori più belli che ha fatto Fedez, e anche il motivo per cui ho iniziato a seguirlo, perché veramente trattava dei temi veramente che all'epoca mi stavano a cuore, mi stanno a cuore anche adesso. Anche adesso comunque sta tornando a trattare temi abbastanza, diciamo, sociali, l'ha sempre fatto. Poi è chiaro che se devi, tra virgolette, campare con la musica, devi pure scendere a compromessi. Per questo non l'ho mai odiato, diciamo, per il suo cambio di musicale, no? Perché comunque è passato dal rap, che poi in realtà lui non è mai stato, secondo me, un vero rapper. Lo dice spesso anche lui. Comunque dico queste cose perché io lo seguo moltissimo, nel senso, ancora lo sento, tra l'altro lo ascolto, sono stato anche a 2 concerti, cioè l'ho seguito abbastanza negli ultimi 10 anni. Addirittura su un concerto sono andato pure, cioè avevo il pass per entrare prima, mi ha autografato il disco, che mi pare che era Signor Brainwash, mi sa che era quello, oppure non mi ricordo se era quello dopo, no, però penso che era Signor Brainwash, L'arte di accontentare, penso che era proprio quel disco lì. Avevo il pass per entrare prima del concerto, speravo di farmi una foto, invece non ci sono riuscito. Sono riuscito però a farmelo autografare, in realtà la foto non se l'è fatta con nessuno, c'ha solo autografato i dischi, non ce l'ho qui perché purtroppo, tra le varie vicissitudini che mi sono successe nella mia vita, sono anche un terremotato, quindi il disco mi è rimasto sulla casa vecchia. Prima o poi lo recupererò. Quindi, come vi dicevo, io Fedez lo seguo da una vita, proprio dagli inizi, da quando era sconosciuto, e per me è stato stamattina un'emozione veramente forte vederlo. Poi che tra l'altro, poi quando ci sarà la partita, secondo me lo annuncio, non mi ero accorto subito che era lui, perché comunque non è che vado sempre a vedere il nome dell'avversario che ho contro, e niente. Anzi, tra l'altro mi ero pure un po' spaventato, perché poi vedrete che squadra che ha, e ho detto, cavolo, cioè, adesso qua la prendiamo per denti, perché non c'ho una squadra del genere. Invece, non vi spoilerò niente, comunque, è stato un bel match, diciamo, un bel match. Poi vediamo, lo commentiamo più avanti. Allora, intanto qua è partito il match della Limited. Questa partita è stata abbastanza easy,
tanto scorrendo prima penso che avete visto pure che l'avversario aveva inserito le tattiche e l'ho inserita anch'io, se non l'avete viste tornate indietro vedetele, perché comunque quelle sono le tattiche che uso io per giocare le limited o comunque per giocare online nei 5 contro 5. Questo comunque mi è capitato un avversario abbastanza... no, scarso, comunque semplice da affrontare. E ecco, infatti qua mi sa che è già acquittato. Quitta sul 12-4 e fortuna vuole questa mattina che oltre a trovare Fedez ho trovato anche l'anello al primo tentativo. Ce lo siamo portati a casa, quindi anche questa settimana ho fatto il mio. In generale su questa season non ci ho giocato tantissimo, infatti ho pochissimi punti esperienza per quanto riguarda il pass. Non penso che sbloccherò Allen Iverson. Allora ragazzi, siamo quasi arrivati al momento clou, ovvero alla partita di Clutch Time, quindi la modalità è Clutch Time, dove anche qui sono molto indietro. Non so se riuscirò a sbloccare Lillard, non lo so, questa season, raga, ho fatto veramente schifo, posso dirlo apertamente, non ci ho giocato per niente. Tra l'altro era, penso, più di una settimana che non... no, una settimana credo, settimana scorsa tanto ho giocato in limited, quindi era una settimana che non toccavo My Team, in generale non toccavo NBA 2K e niente, ho fatto appunto la prima partita di limited, mi è capitata così, ho trovato l'avversario tranquillo che si poteva battere e ho trovato subito l'anello, qui addirittura mi era saltata, non lo so, non mi trovava avversari e ho rifatto gioca per trovare di nuovo un avversario e a questo punto abbiamo matchato Fedez, signori. L'abbiamo fatto veramente. Vedete Zedef, non so se l'avete visto lì, Zedef con tutti i suoi giocatori e guardate che cazzo di squadra che c'ha Fedez, raga. Cioè io quando l'ho vista mi volevo far segno della croce, ma porca puttana. E poi non mi ero assolutamente accorto che era Fedez, proprio assolutamente. Anche se, sempre seguendolo da diverso tempo, sapevo che aveva, cioè sapevo, so che ha fatto una serie su YouTube che si chiamavano ZF Chronicles, quindi quando ho visto ZDF sotto lì sul tabellone del punteggio e poi dopo sono andato a vedere il nome mentre palla lui, naturalmente adesso si vede solo il mio, adesso che prende palla si vede, eccolo, ZF182, ho detto cazzo ma questo è Fedez, perché poi so anche seguendolo su Instagram e sui vari social, anche su Twitch tra l'altro, e soprattutto perché aveva fatto pure un po' di tempo fa una partita con Zano, penso un annetto fa, mi sa su NBA quello vecchio, non su questo, però non mi vorrei sbagliare, aveva fatto una partita con Zano e mi ricordavo che si chiamava ZF182, 182 perché è un fan come me dei Blink 182, cioè abbiamo delle passioni in comuni allucinanti. Infatti qua mi sono fermato, voi non lo sentite perché ho tolto l'audio sotto, perché a una certa io ho messo su pure una canzone del disco nuovo per provare a parlarci, qua avevo messo in pausa per dirgli se era lui, solo che praticamente forse penso ha disattivato tutto per non avere rotture di scatole, perché tanto non credo che io sia l'unico che lo riconosce. O comunque in generale è una persona abbastanza, sotto certi aspetti abbastanza privata, anche se non sembra da tutte le storie che fa. E niente, infatti anche il profilo, ho provato a mandargli l'amicizia, è totalmente bloccato, non puoi vedere che cosa gioca, non puoi vedere nulla, è proprio chiuso, ma giusto così perché tanto è normale, no, per una persona così famosa. E niente raga, io commentiamo la partita perché non so più che altro dire, in realtà è un video abbastanza strano, molto strano. Comunque lui è molto bravo a fare dei trick con Steph Curry, il problema è che non è riuscito mai a smarcarsi veramente. Anche io comunque ho faticato un po' perché comunque in difesa non è male. Diciamo che deve un po' migliorare in attacco. Poi c'è anche da dire che qui ci ho avuto un culo della miseria, perché ho segnato proprio a tempo scaduto. C'è anche da dire che la modalità Clutch Time è abbastanza difficile. Io non so quanto tempo lui ci dedica a questo gioco, però la Clutch Time, cioè ai 14 secondi, quindi forse se non la gioca spesso è una modalità che un po' ti rende la vita difficile, perché devi subito andare a cercare il canestro, non è che puoi indugiare più di tanto, quindi per l'appunto è una modalità che se non la giochi spesso non riesci a ingranare, insomma, a ingranarla. Dando qua che aveva messo in timeout, sotto avevo lanciato la canzone Morire Morire, l'ultima del disco, e niente, sperando di che mi sentisse, ma in realtà penso che non mi sentiva, perché sennò a sto punto credo che qualcosa mi avrebbe detto. Come vedete, infatti, vedete, ho
adesso non ce l'ho più, il, come si chiama, il simboletto dell'audio, che praticamente c'era l'audio aperto. E niente, raga, il problema è che praticamente, purtroppo, Fedez gli ho fatto il culo e sul 9-0 la quittata. Mi dispiace perché sono stato un po' disumano riprendendo il suo ultimo disco, però a me, raga, mi serviva proprio la vittoria, perché appunto sto veramente indietro. E niente, bella lì, Fedez, se vuoi il mio nome ce l'hai, spero, non lo so, forse vedrai questo video, spero che non ti arrabbi, è stata una partita online, quindi c'è niente da dire. Se vuoi farti altre partite io sono disponibile. E niente, raga, io non so che altro dire, se no che se ci riuscite magari condividete il video, fateglielo arrivare. Mi piacerebbe veramente farmi una partita seria completa, magari non su My Team, ma anche con squadre normali, un po' come ha fatto Gozzano. Mi piacerebbe molto perché comunque è un cantante, che è una persona che seguo veramente da 10 anni, e è stato figo fare questa partita con lui, anche se è durata poco. Di sicuro è un contenuto, porto un contenuto che raro, che difficilmente può portare qualcun altro, perché appunto devi avere la fortuna, o lo conosci o hai la fortuna di beccarlo online. È capitato che ha beccato a me, che faccio da un po' di tempo, faccio contenuti su YouTube. Appunto, spero che non si arrabbi per il fatto che non è riuscito manco a farmi un canestro, ma a me non, in realtà non mi interessa, raga. Cioè, spero anche voi che non succede, perché tanto il video non lo vedrà nessuno, come quelli che pubblico su NBA, come ho detto prima. Però speriamo che siate anche voi celeri nei commenti, perché comunque dai, è un gioco. Non l'ho fatto per vantarmi che ho vinto con Fedez. L'ho fatto, ve lo ripeto, per un mio ricordo personale. Quindi niente, boys, se vi è piaciuto mettete like. Magari provate a condividerlo in qualche parte, magari mandateglielo a lui nei direct di Instagram, roba varia, in modo che gli possa arrivare. E niente, boys, noi ci vediamo con i soliti video, con la carriera, con la Sampdoria su FIFA 22. Bella lì, e ormai le feste sono passate, fra un po' è l'ultimo dell'anno, però ci saranno altri video dove vi augurerò il buon anno. Alla prossima, boys, ciao!